quel tempo Gesù prese a parlare ai sommi sacerdoti, agli scribi e agli anziani in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna, ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro e questo lo uccisero. E di molti altri che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei vignaioli dissero tra di loro: «Questi è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e esterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri? Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. E lasciatolo, se ne andarono. Carissimi, ricominciando il nostro cammino del tempo ordinario, ci ritroviamo oggi di fronte alla parabola del figlio ucciso dai lavoratori della vigna, terribile e sceneggiata per illustrare una realtà orribile, anch'essa, quella di essere capace perfino di uccidere qualcuno con lo scopo di ottenere la propria soddisfazione. La pagina del Vangelo oggi non è altro che un disegno della realtà in cui viviamo. Guardiamo un attimo l'inizio di questa parabola. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. Insomma, qualcosa di bello. Questa vigna la possiamo paragonare a noi stessi. Ognuno è la vigna costruita dal Signore, bella, piena di tante possibilità, pronta a produrre delle belle viti e molte gioie. Possiamo però allargare questo orizzonte nel dire che la vigna è il nostro pianeta, pieno di bellezza e di Dio. Adesso vediamo questa frase del Vangelo. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Vorrei che ci concentriamo su questa affermazione. La diede in affitto. La vigna è sua e questo ha delle conseguenze molto forti. Da una parte ci rasserena perché ci dice che siamo vigne dalle sue proprietà, apparteniamo a lui. Ma dall'altra ci interroga poiché, pur sapendo che è in affitto, cioè che noi non siamo proprietari di questa vigna, sprechiamo copiosamente e diamo un utilizzo magari sbagliato a ciò che ci diede il Signore. Chiediamoci cosa abbiamo fatto della vigna che Dio ci ha affidato fino a quest'oggi. Sei pronto perché ti vengano a chiedere conti? Potresti presentarti davanti a Dio libero da ogni ambizione sfrenata e da ogni manifestazione di violenza? Cosa abbiamo fatto della gran vigna che Dio ci ha affidato in questo mondo? Un campo di guerre dove si semina lì il sangue degli innocenti? Un mare di indifferenza dove naufragano migliaia e migliaia di immigrati? Delle città piene di inciviltà e di intolleranza? Fermiamoci qua e domandiamoci seriamente come rendere a Dio una vigna sempre più elaborata, bella, piena di vita. Il nostro tempo di affitto è breve. Finiamo con la preghiera che precede le letture, che rimanga impressa nel nostro cuore. O Dio, che nella tua provvidenza tutto disponi secondo il tuo disegno di salvezza,
allontana da noi ogni male e dona ciò che giova al nostro vero bene.